poi mi hanno impedito addirittura di andare in scena a cantare, di fare tutto quello che fa parte di me. Mi hanno indebolito, depotenziato completamente, cioè, e non hanno fatto quello che c'è pure scritto sul contratto, cioè io andavo a fare quello che io so fare. Tra l'altro, l'anno scorso sono stato tutto il tempo lì, appunto, ad Amici, mi hanno fatto fare lezioni su Luigi Tenco, mi hanno fatto suonare il pianoforte Bach e i ballerini che improvvisavano, e ora fanno quelli che improvvisamente si rendono conto che io forse sono un po' troppo. Ti credo, stavo vincendo sbancando, perché praticamente ancora oggi, pensate, che loro mi hanno estromesso, io sto ancora vincendo, perché ho tutti e quattro i miei concorrenti in gara, e perché quando li punto, quando li faccio giocare con le cose che abbiamo lavorato insieme, vincono. Mike si lamentava perché voleva fare il suo inedito, ha fatto il suo inedito e andrà in onda la prossima puntata. Quindi è mobbing. Maria De Filippi sostiene che io sono poco adatto al talent Amici e quindi decide di non lavorare più con me. Diciamo che io e Maria De Filippi forse abbiamo opinioni differenti su che cosa significhi fare musica. Diciamo che mi ha impedito praticamente di fatto di fare musica, si è inventata e costruita televisivamente proprio questa lite con i ragazzi. Io, la verità è che i ragazzi, ho un ottimo rapporto con i ragazzi, perché questo, per esempio, questa qua, ad esempio, l'ultima volta che ho visto uno di quei ragazzi, mi ha messo in mano, segretamente però, senza far capire agli altri che stava facendo questo, e ora capite perché, una sua poesia dicendo di musicarla, perché io gli ricordavo suo papà e lui non aveva mai fatto una cosa così con nessuno, cioè non, si era sempre intimorito. Quindi è uno che mi odia, è uno che mi rifiuta come direttore artistico. Questa invece è un'altra che secondo Maria De Filippi mi rifiuta come direttore artistico, invece mi mette in tasca sempre segretamente una lista di canzoni che sono quelle che a lei piace perché sa che con me lo può fare, perché sa che io, ed è Shadi, perché sa che io le ho detto sempre segretamente, facendomi capire, dimmi che pezzi vuoi fare. Quindi questa sarebbe una che mi odia. Diciamo che in questo momento Maria De Filippi può solo far leva sul fatto che io non ho, costruendo questa lite, dicendomi di andare a litigare con i ragazzi, fomentandomi, facendomi vedere dei filmati dove loro dicono noi non vogliamo fare i Pink Floyd, ma è normalissimo, perché se tu consegni a loro i brani prima che lo faccia io, come dei macigni incomprensibili, quando invece io arrivo e do loro dei brani, spiegando loro il contesto, facendogli anche sentire con la chitarra, raccontandoglieli, facendogli capire, loro li amano i brani, però mi hanno impedito di fare anche questo. Io non potevo farlo, chissà perché le canzoni venivano date così, come delle scatole nere ai ragazzi, ti credo che poi fanno fatica ad accettarle. E poi, come mi hanno impedito nella trasmissione di raccontare le canzoni, ma io dico, ma se voi programma Amici, perché assumete Morgan quando sapete benissimo chi è, cosa fa, sapete bene la sua impostazione musicale. Ma ancora di più, quando io le ho consegnato a loro, agli autori, un programma preciso di quali canzoni avrei voluto far eseguire, a seconda delle varie personalità dei ragazzi, ma canzoni che io ora vi pubblicherò domani, stilo questa, cioè vi faccio vedere questa lista. E sono canzoni, poi ditemi voi se queste canzoni sono da censurare come hanno fatto loro. Allora, hanno censurato le canzoni in programma sapendo chi era Morgan. Hanno impedito a me di parlare presentando i brani, rendendo quindi tutta questa cosa incomprensibile anche per il pubblico. Per il pubblico. E poi mi hanno impedito addirittura di andare in scena a cantare, di fare tutto quello che fa parte di me. Mi hanno indebolito.